Allora, buonasera, bentornati e benvenuti a questo nostro appuntamento ormai settimanale, in cui presentiamo quella che è la nuova collana in allegato con il Fatto Quotidiano, che fa per First, in collaborazione con Round Robin, editrice Becco Giallo. Oggi vi presentiamo la storia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a fumetti, di un ottimo Matteo Laudiano con i disegni di Davide Bonfanti. Siamo, diciamo, mi pare l'undicesima, non vorrei sbagliare, uscita di questa collana. Diretta da Marco Lillo, coordinata da me anche da Alessandro Zardetto. Abbiamo deciso di raccontare in maniera diversa quello che è il mondo dell'antimafia con queste uscite settimanali. Oggi, in particolare, raccontiamo un uomo, diciamo, della cui statura morale e anche per tutto ciò che è stato fatto sul fronte dell'antimafia non ha bisogno di presentazioni, che è Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ma proviamo anche a raccontare un contesto, quello siciliano degli anni 80, arrivando fino poi all'82, in cui il generale si trova ad operare, diventando poi purtroppo la sua condanna a morte. Ne parliamo e sono molto contento di avere con noi Nicola Morra, il presidente della Commissione Antimafia, Giuseppe Lobianco, uno storico cronista siciliano, con cui proveremo anche a tracciare le fila di quella che è stata quella parte di storia della Sicilia. Ci raggiungerà quanto prima Nando Dalla Chiesa, professore e anche figlio del generale. Io, Giuseppe, se sei d'accordo, partirei proprio da te, brevemente anche raccontare quel contesto, sia politico, sociale e anche criminale, dell'inizio degli anni Ottanta in Sicilia. È una morte che si porta dietro atti di processo, quindi citiamo una verità giudiziaria anche storica ormai riconosciuta, il Gota, come mandanti, di uno di quelli che è stato tra gli omicidi più eccellenti, purtroppo, e tragicamente eccellenti della storia siciliana e italiana. Sì, diciamo che l'omicidio del generale Dalla Chiesa, ucciso a Palermo il 3 settembre dell'82, fu un omicidio definito una sentenza, forse il più grave fatto di sangue alla Repubblica Italiana in quel periodo. Cioè, il generale venne inviato a Palermo in una fase di grandissima emergenza criminale. Era stato appena ucciso il segretario del Partito Comunista Pio La Torre il 30 aprile del 1982, e quell'omicidio era stato l'ultimo di una catena di omicidi iniziati nel 1979, in cui Cosa Nostra aveva praticamente decapitato una classe dirigente e istituzionale di questo paese. Erano caduti sotto il piombo mafioso Cesare Terranova nel 1979. Era caduto Michele Reina, che era il segretario provinciale della Democrazia Cristiana, era caduto Santi Mattarella, presidente della Regione Siciliana, era caduto il procuratore Costa nell'agosto del 1980. Quindi erano gli anni in cui, a cavallo dell'uccisione di Bontade e di Inzerillo, assassinati, gli storici rivali di Totò Riina, assassinati nell'aprile e nel maggio del 1981, ed erano gli anni in cui i corleonesi avevano cominciato la loro spietata offensiva nei confronti degli uomini delle istituzioni, degli apparati dello Stato, e Dalla Chiesa si trovò qui a fronteggiare quella emergenza. La Chiesa il suo mandato durò soltanto 100 giorni, quindi non ebbe il tempo di organizzare ovviamente una controffensiva, e la sua fine fu scandita terribilmente da una anticipazione, in qualche modo, di Cosa Nostra, che rarissimamente, non è mai capitato questo, aveva con una telefonata anonima aveva di fatto rivendicato l'operazione Dalla Chiesa. Alla fine dell'agosto dell'82 dice che l'operazione Dalla Chiesa è quasi conclusa, quando di fronte alla caserma dei carabinieri di Casteldarci fece trovare due cadaveri nel bagagliaio di una utilitaria. E poi, infatti, dopo qualche giorno, il 3 settembre, Cosa Nostra concluse, diciamo, quell'operazione assassinando il generale Dalla Chiesa. Erano anni terribili, era una Palermo molto diversa da quella che viviamo oggi, ovviamente. Era una Palermo che viveva di traffici di eroina, era una Palermo dei 150 omicidi all'anno. Dalla Chiesa si trovò a fronteggiare quel tipo di violenza mafiosa. 150 erano gli omicidi e
e almeno pari il numero delle lupare bianche, quindi erano anni di guerra spietata nei confronti dello Stato. E sull'omicidio generale della Chiesa, ancora oggi, come su tanti altri omicidi risolti di questa terra, pesano le parole della sentenza che ha condannato, come dicevi tu, i membri della cupola e anche quattro killer delle famiglie mafiose, dicendo che si tratta ancora di una verità negata, una verità parziale, di una verità ancora da costruire. Noi, anche per rendere, diciamo, più fruibili questi fumetti e anche per dare modo oltre a chi ama le tavole, io adesso ve le mostrerò, diciamo, un po' così sfogliandole, non si vedrà, oppla, benissimo, ma per darvi l'idea, mettiamo anche, diciamo, alla fine di questi fumetti tutta una serie di contributi. In questo caso, oppla, eccolo qua, la storia di un crimine in cui raccontiamo, per sommi capi, ovviamente la vicenda processuale, riprendendola direttamente da quelle che sono le carte del processo. Leggendo così, diciamo, non mi sbaglio, Presidente, di quella morte si ha la certezza che a muovere, diciamo, come si vuol dire, i pupari erano Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca, Nene Geraci. Io ricordo il maxi processo alla mafia perché lo mandarono in TV. Ricordo, tra i primi ricordi che ricordo, diciamo, della televisione, di quello che era il fenomeno mafioso, era questa cosa che guardavo con mio padre attentamente, cercando di capire quello che accadeva, un po' più con un bambino, insomma, parlavo in scuole medie, lo ripresentarono diverse volte. Oggi lei si trova alla presidenza di una commissione che, a parer mio, insomma, è tra le più importanti, che dovrebbe essere quasi un prerequisito, perché io faccio parte anche di un'associazione che si chiama Tutti, abbiamo sempre pensato che la mafia dovrebbe essere un prerequisito per fare qualunque cosa, non ovviamente una guerra costante e continua, va bene, ma sarebbe bello se diventasse un gesto di civiltà anche consapevole. Oggi lei, ripeto, si trova in quel luogo. Com'è cambiata dal suo punto di vista la mafia di allora, nel 1982, una mafia che sparava, la mafia dei Corleonesi, la mafia dei grandi nomi di Cosa Nostra, con una mafia che oggi è quasi da colletto bianco? Beh, io penso che sia da togliere il quasi. La mafia, o meglio, le mafie, hanno recuperato memoria di stagioni precedenti, il sacco di Palermo precedenti, quelle stagioni contrassegnate da morti ad infinitum che hanno imposto allo Stato di inviare a Palermo l'uomo che si considerava l'artefice degli inizi della sconfitta della stagione terroristica, perché Carlo Alberto aveva sul campo guadagnato i galloni di vincitore nella stagione terroristica, anche se all'inizio degli anni Ottanta ancora la guerra al terrorismo veniva combattuta e c'era ancora parecchio da combattere e da vincere. Fatto sta che le mafie adesso sono tornate ad essere silenti e, come hanno poi dimostrato altri giudici che sono venuti fuori appunto dalla tradizione di Rocco Chinnici, dalla tradizione del procuratore Cosse, cioè in particolar modo Giovanni Falcone, poi Paolo Borsellino e poi Rosario Livatino e poi tanti e tanti altri. Le mafie hanno dimostrato di aver menti raffinatissime a condurle e noi questo, mi dispiace dirlo, ancora non l'abbiamo sufficientemente compreso. Io sono convinto che fin quando questo paese non avrà ben consapevolezza della rilevanza dell'emergenza criminal-mafiosa, questo nostro stesso paese si consegnerà a modelli di sviluppo che saranno sempre corrotti ed inquinati, impedendo allo stesso di dar vita a quella legalità democratica che i nostri valori costituzionali impongono. Le faccio un esempio semplice, semplice. Negli ultimi anni si sta diffondendo la consapevolezza di quanto sia necessario combattere il lavoro nero, perché il lavoro nero implica sfruttamento. Era una costante di tante parti del paese, in particolar modo del sud, adesso non è più così. Adesso finalmente si sta iniziando a comprendere in maniera chiara e ineccepibile che il lavoro nero è molto spesso
voluto dalle organizzazioni mafiose che poi appaltano il lavoro a cottimo ai grandi datori di lavoro, comprimendo i diritti dei lavoratori. E di conseguenza adesso si capisce che lì dove c'è caporalato, ad esempio, molto spesso c'è anche qualche organizzazione criminale di stampo mafioso che gestisce lo stesso. Non c'è più, quindi, come posso dire, l'approccio artigianale del singolo che, no, è un'associazione che in un territorio impone la sua legge sapendosi sostituire allo Stato. E poi ecco, lei parlava di colletti bianchi, proprio forse 48 ore fa abbiamo saputo che addirittura sui mercati finanziari l'Ndrangheta riusciva a piazzare tranquillamente bond attraverso la cartolarizzazione di crediti che società di riferimento dell'Ndrangheta avevano nei confronti di aziende sanitarie pubbliche. Questo significa che noi abbiamo un'idea, una conoscenza dei fenomeni mafiosi che va continuamente rivisitata. E mi lasci anche dire, sono apprezzabilissime le iniziative come appunto questa promozione attraverso tavole di fumetto della storia di passaggi epici nel contrasto alla mafia, perché c'è necessità anche di produrre una buona mitopoiesi. Noi troppe volte negli ultimi anni abbiamo riscontrato una mitopoiesi al negativo, per cui c'è una fascinazione del male, e sappiamo tutti che alcuni personaggi, alcuni miti letterari, televisivi, filmici hanno connotato una riscoperta di certa epopea. A me piacerebbe che accanto a quella mitopoiesi ci fosse una mitopoiesi positiva, perché mi lasci dire, e qua vorrei anche il parere per esempio di Giuseppe Lobianco, io quando ho conosciuto Vincenzo Agostino, il papà del poliziotto ammazzato con la moglie nell'89, e mi sono sentito emotivamente coinvolto. E questa storia di un padre che si lascia crescere fino alla fine, fino a quando non avrà avuto giustizia, barba e capelli, è una storia che anche visivamente colpisce. Se noi riusciremo a tradurre l'azione di contrasto alle mafie in qualcosa che scuote le coscienze anche da un punto di vista emotivo, proponendo la storia di un generale dell'Arma dei Carabinieri che accetta la sfida e viene mandato a Palermo, e con la giovane moglie poi viene trucidato appunto nel settembre dell'82, noi faremo in modo che l'antimafia sviluppi anche una passione, perché per queste cose, mi lasci dire, c'è necessità di tanta intelligenza ma anche di tanto cuore, e bisogna far innamorare i nostri giovani, i nostri ragazzi di vicende di un certo tipo, sgomberando il campo da facile demagogia, da facile retorica, ricordando la verità storica. E mi lasci anche dire, l'ultimo libro di Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, ci fa innamorare, oltre che di Peppino, anche di Mamma Felicia, ed è importante permettere che per esempio le scuole nei programmi curriculari abbiano finalmente la possibilità di ragionare di queste cose, perché poi questa è la nostra storia, la storia politica, sociale, economica, ed è questo che la cultura dell'antimafia deve promuovere. È ovvio che altri signori vogliono l'esatto contrario, per cui è una questione di guerra fra mentalità. Condivido, ringrazio, prima di passare la palla, diciamo così, a Giuseppe, anche per la domanda, diciamo, storica di quel contesto e anche della vittima e del suo papà che raccontava prima, volevo riprendere una cosa che stava dicendo lei rispetto al potere criminale. Lei parlava prima dell'Ndrangheta, è noto che le uniche, diciamo, multinazionali che non soffrono di liquidità sono proprio le organizzazioni criminali, l'Ndrangheta in particolare, che può mettere le mani in 5 continenti.
ci immaginiamo, alcune cose sono già uscite dalle inchieste, quale sia stata e quale potrebbe essere, diciamo, la reazione rispetto a quello che è accaduto con il Covid, in cui ci sono aziende, imprese, piccole società chiuse, costrette alla chiusura. Ovviamente un governo attento dà un contributo, poi c'è però dietro l'angolo sempre qualcuno che ti offre una soluzione al problema che in realtà diventa il vero e più grande problema. Ve lo dico anche rispetto a quello che è il generale che rappresenta il generale della Chiesa, ben descritto in questo fumetto di questi ragazzi, che è un po' la linea di Falcone, no? Seguite i soldi, se vogliamo arrivare poi ai capi. E lui, diciamo, tra le carte processuali, insomma, non sono migliaia di carte che invito chiunque anche a cercarle su internet, si trovano. Che cosa è accaduto in questi 3 mesi, Presidente? Perché l'attività del crimine organizzato non si è fermata come le attività imprenditoriali, immagino. Se voi ne avete traccia e se la commissione antimafia in qualche modo si sta ponendo questo problema. Proprio ieri noi abbiamo audito il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, che ci ha illustrato sulla base di risultanze appunto investigative come le varie direzioni distrettuali antimafia sul territorio abbiano rilevato un feroce dinamismo di questi sodalizi, che a mio avviso si farà sempre più evidente con i ritardi nell'erogazione degli aiuti al tessuto economico, perché, e questo lo debbo dire con forza, a questo punto non importa tanto l'entità degli aiuti, se poi questi dovessero arrivare tardi, conta la velocità. E le strutture criminali mafiose sono straordinariamente agili perché non soffrono di una malattia da cui è affetto il nostro Stato da troppo tempo, l'ipertrofia burocratica, per cui per ottenere che ad esempio l'erogazione di un finanziamento venga poi effettuata c'è necessità di più ripetuti passaggi, per cui basta anche che un anello della catena salti e questo rappresenta motivo per cui la catena non arriva mai a chiudersi. E nelle organizzazioni criminali, mi lasci dire, efficacia ed efficienza vengono puntualmente onorate, perché l'importante è il risultato. Lo Stato democratico troppe volte si è fatto appesantire da cascami burocratici che di fatto favoriscono la concorrenza. Io sono sempre più convinto, e questo mi hanno insegnato alcuni grandi della cultura antimafia, che la forza delle mafie vada cercata nella debolezza di chi combatte appunto questi sodalizi, e troppe volte noi non abbiamo coscienza della pericolosità, della velocità, della dinamicità dei sodalizi che dobbiamo limitare e sconfiggere. Ora le posso garantire che, per esempio, esattamente come si è già verificato nel 2008-2009, saluto il professor Dalla Chiesa. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Come è avvenuto nel 2008-2009, quello che mi fa paura è il cosiddetto credit crunch, cioè la restrizione dell'accesso al credito. E qua io voglio ben più che un atto d'amore da parte degli istituti di credito. Hanno avuto anche frequenti richiami da parte dell'autorità pubblica, è stato chiesto loro un atto d'amore. Io vorrei che l'impresa, anche l'impresa creditizia, avverta la consapevolezza della sua responsabilità sociale, perché in un territorio in cui si permette all'impresa mafiosa di poter penetrare ulteriormente, perché con poca liquidità compra quel poco che c'è, causa appunto scarsità di liquidità in chi è sano, in quel territorio, insomma, si permette al parassitismo mafioso di segare le gambe a qualunque attività, per cui lavoratori e imprenditori tutti insieme dovranno far muro segnalando all'autorità di magistratura, all'autorità di pubblica sicurezza. E qua il mio appello va anche a tutte le organizzazioni datoriali, perché non mi stancherò di ripetere che sia dal punto di vista dei sindacati dei lavoratori,
sia ancora di più dal punto di vista dei sindacati, dei cosiddetti imprenditori. C'è necessità di sconfiggere la cultura dell'omertà. Mi rapporto a siciliani o comunque, insomma, persone che conoscono assai bene il mondo siciliano. Uno degli argomenti su cui la Commissione ha intenzione di tornare è la cosiddetta questione Montante. E vi ricordo che Montante era stato eretto a mito dell'antimafia di Confindustria, avendo però Confindustria Sicilia espulso zero iscritti e non chissà quanti, zero iscritti rispetto a coloro che avrebbero dovuto denunciare la richiesta estorsiva. E allora è qua che si deve fare la battaglia, è qua che si deve spostare il fronte. Quando si rileva attraverso un reato spia oppure attraverso un comportamento che sia comunque intimidatorio, quando si rileva una richiesta di un certo tipo, immediatamente si deve segnalare. E lasciatemi anche dire, e lo dico da rappresentante dello Stato, bisognerà far sentire il fiato sul collo alle istituzioni pubbliche che tardano nel prendere coscienza della necessità di provvedere con tempismo. Ieri ragionavo dei GIA, dei gruppi interforze antimafia, datemi, e benissimo, noi dobbiamo far lavorare, ad esempio, sulle interdittive antimafia, questi gruppi di lavoro su scadenza non più mensile, ma molto più Presidente, ne frequente. approfitto prima che scappa via. Lei non pensa che tutta una serie di procedure burocratiche rispetto a tutto quello che riguarda anche per esempio i sequestri, anche la possibilità che lo Stato dia veramente una mano? Noi abbiamo pubblicato in questa collana anche un fumetto dedicato a Libero Grassi, no? Quindi lei parlava di Confindustria prima, abbiamo il simbolo dell'imprenditore che dice no al racket, al pizzo, sappiamo tragicamente quello che accade, ma un segnale l'ha dato. Sono d'accordo con lei su quello che non è avvenuto dentro Confindustria Siciliana. Dovremmo fare un'altra trasmissione per questo, però non pensa che lo Stato debba poi intervenire un po' di più. Glielo chiedo anche perché delle volte parliamo, faccio il cronista anch'io, in giro le persone, amici che hanno locali, anche in Calabria, dicono. Dottor Politano, io non posso che riconoscere la fondatezza dei suoi rilievi critici, perché lo Stato troppe volte, per l'inerzia di alcuni suoi burocrati, tarda e questi ritardi molto spesso, seppur inconsapevolmente, seppur inintenzionalmente, favoriscono la controparte, il soggetto mafioso, che è in grado di erogare capitali, dapprima come prestiti, poi come ingresso nel capitale della società, a piccoli, medi imprenditori che si vedono negato l'accesso al credito bancario perché pur in presenza di garanzie statuali, l'agenzia o la sede o la filiale, sulla base di input che arriva molto spesso da sopra, nega a meno che non sia un soggetto segnalato dal CDA. Ed è questo quello che dobbiamo impedire, anche perché sappiamo tutti che le dimensioni della rete imprenditoriale italiana sono dimensioni molto spesso piccole e questo rappresenterebbe per tanti un freno nell'accesso al credito. Questa è la battaglia che dobbiamo condurre e vi lascio ricordandovi soltanto un'iniziativa appunto per ragionare dei tempi. Io il 13 sarò con il ministro Azzolina e con il procuratore Gratteri in Calabria a dare l'avvio a delle esperienze di socialità all'interno di beni confiscati in cui studenti, con un contributo formidabile da parte del Ministero dell'Istruzione, studenti potranno assaporare l'esperienza dell'economia sociale in un bene confiscato gestito appunto da cooperative sociali. Noi al Sud abbiamo la necessità di promuovere quel tipo di economia che è già parzialmente diffuso al centro-nord, ma lo dobbiamo fare perché dobbiamo responsabilizzare la cittadinanza nella tutela del bene comune. E questo lo si può fare, per esempio, riducendo drasticamente i tempi fra il sequestro e la confisca del bene. Vi verremo a trovare, Presidente Ben Mona, volentieri. davvero con grande piacere, vedremo, Ben in bocca al volentieri. lupo. La Vi ringrazio per ringrazio questo tutti, ma devo momento. scappare. La Grazie ringrazio. mille. Grazie al Presidente Buonasera, Mona. arrivederci. Ridò il benvenuto Ciao Nanda, all'Andrea. arrivederci. Arrivederci, Presidente, grazie. Ridò il benvenuto all'Andrea Arrivederci. alla Chiesa. Grazie, professore. So che tra impegni Grazie. personali e altro era complicato averla, ma ci tenevamo. Oggi parliamo del suo papà.
Parliamo in generale alla Chiesa. Prima Giuseppe ho chiesto, diciamo, un piccolo profilo e dopo continueremo, diciamo, su questo, su quella che è la storia, diciamo, siciliana, anche a confronto con quello che è l'attualità, visto che Giuseppe è un cronista di razza, come mi piace a me definire alcune delle firme del giornalismo italiano come la sua. Però a lei, professore, volevo chiedere anche che cosa vuol dire dopo 30, più di 30 anni, insomma, da 82 adesso, insomma, è passato molto di più, che cosa vuol dire ancora essere il figlio di uno probabilmente dei più importanti fronti dell'antimafia che ha avuto questo paese, tragicamente scomparso in una Sicilia dell'inizio degli anni 80, lo ricordavamo prima, che era una cosa diversa, cioè era un altro mondo probabilmente. Cosa non vuol dire? Una mafia che è scomparsa, mi intendo, cioè una mafia diversa, mi perdoni, è cambiato un po' l'aspetto, lo dicevamo prima con Morra prima. Prima si sparava, prima c'era una politica diversa, adesso sono quasi tutti colletti bianchi, meno così più o meno era la direzione della nostra discussione prima che le arrivasse. Volevo capire anche da un punto di vista di chi quella cosa l'ha vissuta dentro casa, se trova una differenza sostanziale fra la mafia di allora e le mafie di oggi. È molto difficile da dire, è molto difficile da dire perché quella che vedo con più facilità dall'osservatorio del nord è l'Andrangheta, e l'Andrangheta la presentano tutti come colletti bianchi, in realtà tutte le inchieste vanno al nocciolo duro di un potere territoriale che è esattamente uguale a prima, ha molti più soldi ma è uguale a prima, che non è vero che manda i suoi figli a studiare a Boston e a Oxford, che non è vero che parla correntemente l'inglese, cioè sono tanti stereotipi su cui abbiamo lavorato anche come università per capire quanto fosse esatta la rappresentazione che viene data di questa organizzazione. Però per quello che riguarda la Cosa Nostra è su livelli un po' più alti anche nelle relazioni sociali e nelle relazioni politiche, ma da sempre lo è stata, perché è l'organizzazione più antica e non è che adesso ha i rapporti con la politica, i rapporti con la finanza, andando indietro, o con le professioni, andando indietro li ha avuti anche a livelli significativi, ha avuto presidenti del Consiglio amici, ma non sto pensando soltanto a Andreotti, sto pensando di Rudinì, che dice al figlio di Notar Bartolo che se sa chi ha ucciso suo padre, per quale ragione non lo fa uccidere il responsabile dei sicari, perché non li ingaggia, perché non lo fa uccidere. A un Vittorio Emanuele Orlando che dice sotto il fascismo che lui si ritiene, se la mafia è questo, questo e quest'altro, l'onore, l'amicizia, lui si ritiene il primo mafioso d'Italia ed è lieto di esserlo. Quindi possiamo pensare davvero a relazioni, a rapporti, diciamo i professionisti. Vabbè, Navarra era un medico ed era il capomafia di Corleone. Ne abbiamo trovati tanti di esempi. Si tende un po' a esagerare anche questa trasformazione, su cui fra l'altro non lo faccio perché lo si cita sempre. Falcone ironizzava molto su questa necessità di presentare una mafia sempre diversa da quella che c'era prima. Come tutte le cose evolve, cambia. Ma non è che ogni volta 3 anni dopo è già diversa da prima, 5 anni dopo è ancora diversa, 10 anni dopo è ancora diversa. Non tiene questo ragionamento. C'è un'identità, un'anima che è uguale. Quello che possiamo dire è che allora la mafia era veramente, io potrei dire, al governo del paese. Cioè quelli erano gli anni che sono stati poi ben definiti anche in un bel libro di Giuliano Turone dell'Italia Occulta, in cui si incrociavano tanti poteri e il cuore degli incroci di questi poteri era Palermo. L'Italia era come se avesse due capitali, una ufficiale era Roma e l'altra era Palermo, ed era quella dell'Italia Occulta. Si ritrovava lì perché lì c'erano i bacini di voti che servivano all'uomo politico più potente d'Italia, che faceva da punto di incrocio di questi poteri, criminalità finanziaria, IOR, P2, Cosa Nostra, che metteva insieme la vecchia, la nuova mafia siciliana con Sindona, con i nemici di Ambrosoli, con la massoneria che trovava in lui
un garante. Io credo che quegli anni siano stati anni davvero terribili, ma erano anni in cui il potere della mafia era maggiore di quello di oggi. E solo chi non l'ha vissuto può dire no, è come oggi e come allora. Soltanto chi non ha vissuto allora, soltanto chi non si ricorda un sindaco che dice io la mafia non l'ho mai vista e ho la vista lunga. Qui dentro nel comune di Palermo non c'è mai stata, c'era stato il sacco di Palermo. Ci dimentichiamo che è uno scandalo il prefetto che dice in pubblico la parola mafia in una piazza vicino Corleone quando va a ricordare il colonnello Russo dei Carabinieri, una ventina di giorni, no, una decina di giorni prima di essere ucciso. E urla la mafia, cioè, con lo spezzone televisivo mette i brividi. A rivederlo oggi, sapendo qual era la situazione di allora, perché gli altri si esercitavano nel parlare di terrorismo politico-mafioso oppure di malefica Tabe, si passava da un estremo all'altro, ma la parola mafia non la si diceva. E la si ritrova certo negli atti dell'antimafia, nelle relazioni di minoranza e in contesti tutto sommato istituzionalmente più protetti. Di quanto potesse essere un comizio, magari lo dicevano i sindacalisti uccisi. Non era una parola di uso frequente nelle istituzioni, in pubblico soprattutto nei discorsi pubblici. Oggi è cambiato davvero. Oggi ci sono persone che poi sono condannate per favoreggiamento mafioso che dicono che la mafia fa schifo, perché si è costretti. Abbiamo avuto prova anche con l'ex presidente della Sicilia, se lo ricordo, Appunto. con Totò Cuffaro. La interrompo, Nando, solo per professore, Sì. per chiedere anche a Giuseppe un suo parere rispetto a questo. La panoramica che faceva adesso Nando dalla Chiesa rispetto, no, a questa mafia che si evolve, per cui anche ricordando Falcone che sorrideva del fatto che ovviamente, come tutti i fenomeni, poi ovviamente ha una sua evoluzione e prende piede dove serve a loro, ovviamente. Giuseppe, tu da cronista questa cosa l'hai vissuta perché c'eri, la stai vivendo, anche un po' ricordando Carlo Alberto Dalla Chiesa, insomma, ricordando anche con quello che raccontano i ragazzi in questo fumetto edito da Becco Giallo e adesso in edicola. Era un personaggio che, ce lo dicevamo prima, insomma, fuori onda, con la Sicilia ha molto a che fare, insomma, il personaggio di Carlo Alberto Dalla Chiesa ha una lunga storia, diciamo, rispetto al crimine organizzato, a quello che è accaduto in quella terra. Come no, il generale Dalla Chiesa arriva in Sicilia per la prima volta nel 49, arriva in Sicilia negli anni del banditismo, arriva in Sicilia, se non ricordo male, come componente del nucleo di repressione del banditismo messo su dal colonnello Luca, dallo Stato. E arriva nel 49, cioè l'anno prima, in cui viene ucciso una vicenda che ancora, dire, pensa di misteri, di sospetti, eccetera, il bandito Giuliano. Cioè, io vorrei tornare un momento a quello che diceva poco fa il presidente Morra, sulla questione dei miti. Tanto più importante quello che diceva il presidente Morra, e cioè quello di creare, da parte nostra, dei giornalisti, del mondo della cultura, eccetera, una mitologia positiva di. Perché ce ne sono tanti di personaggi come Agostino, citato dal presidente Morra, che possono raccontare storie di resistenza civile straordinarie. Ed è tanto più importante perché in questa terra resiste ancora quel mito del bandito Giuliano. Cioè, io ricordo che mi è stato raccontato che la fotografia del bandito Giuliano era ancora appesa negli uffici di un assessorato regionale fino a pochi anni fa. Cioè, di quel mito si sono nutriti generazioni di giovani siciliani. E invece costruire, come dire, quella chiamata la mito poietico, cioè una narrazione, diciamo, come dire, di forte impatto emotivo anche nei confronti dei protagonisti, e il generale Dalla Chiesa è il massimo di quei protagonisti, cioè il principale di quei protagonisti positivi, è una cosa che aiuterebbe tantissimo, diciamo, solo la lotta alla mafia, ma la crescita in una consapevolezza civile che purtroppo ancora in Sicilia manca in larghi stati della
formazione. E questa è una cosa fondamentale. E conoscere la storia del generale Dalla Chiesa, cioè spiegare ai ragazzi che cosa vuol dire le tre fasi che il generale Dalla Chiesa ha vissuto in Sicilia, cioè nel 49 come inviato come membro del nucleo di repressione del banditismo, dal 66 al 73, credo, se non ricordo male, in anni anche quelli cruciali, anni cruciali per la storia siciliana, perché che si incrocia spesso molto con la storia nazionale, perché subito dopo Piazza Fontana, subito dopo il 69, nel notte del Capodanno del 1971, tra il 70 e il 71, Cosa Nostra piazza delle bombe molto molto singolari in cinque uffici pubblici siciliani, e da lì inizia un'escalation anche lì, come dire, di terrore, con la sparizione di Mauro De Mauro nel settembre 1970, fino ad arrivare al 72 con la costituzione della nuova commissione antimafia, che per la prima volta esplora gli antratti più nascosti dei rapporti segreti tra mafia e Stato. E lì ci sono delle carte straordinarie che andrebbero lette, quindi al di là della mitologia positiva costruita attorno ai protagonisti di una resistenza civile straordinaria, andrebbe offerta ai ragazzi anche la conoscenza di quei, perché in quelle carte ci sono pagine straordinarie che spiegano in maniera chiara i rapporti, quali erano i rapporti di potere che Cosa Nostra e che Cosa Nostra interessava con uomini dello Stato, dell'istituzione, eccetera. Noi siamo fermi ad Andreotti, nel senso che Andreotti è, per carità, come dire, il bacio è stato il simbolo mediatico più forte da questo punto di vista. Però dietro ci sono personaggi che, se non si conosce la loro storia, se non si conoscono le implicazioni che hanno avuto nelle vicende istituzionali di questa terra, non si arriverà a comprendere veramente bene che cosa è stata Cosa Nostra. Se no la si ridipingerà, come sempre, come una banda di pecorai e una banda di simboleggiata dall'arresto di Bernardo Provenzano nel casolare Montagna dei Cavalli, e ne avremo una visione, come dire, tutto sommato militare, soltanto militare. Terza cosa che volevo dire è che accanto alla mitopoiesi, accanto alla, come dire, costruzione di una narrazione alternativa, bisognerebbe recuperare anche una sorta di narrazione più corretta di questi ultimi, del 28. Io segnalo che ci sono due pubblici ministeri, per ora, che nei loro rispettivi processi, che si occupano di vicende scacciste, PM Lombardo a Reggio Calabria, il PM Paci a Caltanissetta, PM Paci processa Messina Denaro per le strade di Capace Chiaramente, il PM Lombardo processa Graviano la famiglia di Brancaccio, Filippone dell'Andrangheta, ecco, entrambi hanno ammesso nella requisitoria, hanno puntato il titolo della requisitoria su i ritardi che lo Stato ha finora sconta, ritardi ventennali nel processare Messina Denaro. Denaro poteva essere processato 20 anni fa, ha detto Pace, e questo non è stato fatto perché due pentiti avevano indicato come capo del mandamento della provincia di Trapani Mariano Agate, invece, che Ciccio Messina Denaro, che era il padre di Messina Denaro, il cui figlio poi ne ha, diciamo, ereditato lo scelto. La stessa cosa ha fatto Lombardo, diciamo, dicendo che per un depistaggio chiaro l'Andrangheta è stata tenuta fuori in questi 28 anni dalle indagini sullo Stato. Allora, questo sul versante giudiziario a noi ci impone invece un'ulteriore domanda, cioè come sono stati raccontati agli italiani questi 28 anni dell'estate? Chiarissima la domanda. Finisci pure se vuoi, ma era molto chiaro il concetto. Sono stati anni in cui è andato a sentenza, adesso siamo in appello, c'è stato un processo per adattativa Stato-mafia che ha portato alla condanna di esponenti mafiosi, di uomini dello Stato, di uomini politici,
apparati ufficiali dei carabinieri e che erano la narrazione, la questione è la narrazione, mi pare di capire. Professore, direi che colgo la palla al balzo, anche perché questo fumetto che stiamo presentando ha una intervista introduttiva a lei che racconta un po' quella che era una speranza che all'inizio sembrava quasi morta. Lei ricorda anche le parole quando c'è finito tutto, e poi ricorda anche il simbolo, il giornalista che l'ha intervista, uno degli autori, credo che fosse proprio Matteo, le chiedeva probabilmente conto di quello che è diventato come simbolo Carlo Alberto Dalla Chiesa. Io immagino, insomma, mi piacerebbe, anche se sono un po' indiscreto, probabilmente sapere anche i suoi ricordi di quello che era e di quello che probabilmente è rimasto del lavoro importante, fondamentale di suo papà. Intanto devo dire che è un bel fumetto, questo me lo faccia dire perché ho conosciuto chi lo ha fatto, era un ragazzino che è venuto da me e ho pensato ma chissà che cosa sarà capace di fare, invece è riuscito a farlo benissimo. Guardi, attualmente, adesso sono usciti tre volumi che sono stati curati dal comandante della direzione investigativa antimafia, il generale Governale, il quale ha raccolto materiale di archivio, non credo già tutto disponibile, almeno per quello che capisco, del questore San Giorgi della fine dell'Ottocento a Palermo e della Legione dei Carabinieri di Palermo degli anni 60, primi anni 70. È un materiale prezioso, non è, ne ha fatte alcune decine di copie che ha regalato a un po' di persone, ma quello che viene fuori, ed è la sua tesi, è che lo Stato italiano sapeva che cos'era la mafia prima di Buscetta, lo sapeva con esattezza, sapeva qual era la conformazione organizzativa di Cosa Nostra, sapeva la distribuzione sul territorio, conosceva l'importanza delle genealogie, conosceva i rapporti tra territorio e patrimoni elettorali che venivano conferiti a questo o a quell'altro politico di spicco, la distribuzione anche delle varie cosche o dei vari clan nella provincia di Palermo. Cioè, Buscetta ha ufficializzato, parlando come persona che sapeva dall'interno la situazione, con un grande magistrato come Giovanni Falcone, quello che lo Stato aveva già capito dalla fine dell'Ottocento. E questa, secondo me, è la responsabilità maggiore. Cioè, c'è voluto l'incontro Buscetta-Falcone. Buscetta da solo non sarebbe bastato, doveva trovare Falcone dall'altra parte, per rendere ufficiale quello che le istituzioni ufficiali preposte dallo Stato al contrasto della criminalità organizzata avevano già indicato. E questo fa parte della nostra storia. Ma com'è possibile? Com'è possibile che scopriamo nell'84 come è fatta la mafia, quando altri uomini di livello delle organizzazioni statali, con i loro collaboratori, con un lavoro meticoloso, lo hanno già raccontato? Perché abbiamo fatto finta di non vederlo? Ecco, questo è un bel problema. Certo, io capisco l'effetto shock del primo pentito interno di mafia, che ovviamente, a parte che non è stato il primo, però diciamo il primo che ha avuto una capacità di rappresentazione anche simbolica della sua testimonianza così importante. Ma a parte questo, a parte l'uso che ha consegnato questo materiale a persone che sapevano che uso farne, a magistrati che sapevano che uso farne, e per molto tempo non abbiamo avuto magistrati che sapessero che uso farne. Alcuni erano già stati uccisi prima del ciclo terribile dell'inizio degli anni Ottanta. Posso chiedere a suo padre che cosa pensava della magistratura di allora, se ricorda o se magari ha particolare ricordo per questo? Mio padre non diceva mai una parola contro un magistrato. Lo disse soltanto quando dei futuri rei confessi vennero assolti a Genova dall'accusa di partecipazione alle Brigate Rosse. Lo avrebbero poi confessato loro, avrebbero confessato anche degli omicidi, ma in quel momento la magistratura li assolse. Mio padre parlò dell'ingiustizia che li assolve in un discorso fatto alla festa dell'arma del 1980.
Ma quando ci fu, e questo lo so da mia sorella Simona, perché io ero a Milano all'università, quando ci fu la sentenza di Catanzaro, che di fatto mandò assolti decine e decine di boschi, erano sui quali le inchieste erano state fatte in modo, evidentemente mio padre pensava, meticoloso, quando uscì quella sentenza, lo seppe, credo al telegiornale, mentre era su una poltrona, batté il pugno sul bracciolo della poltrona e disse: non è possibile. In quel momento si capì che cosa pensava della magistratura di allora, ma non ne ha mai parlato. È evidente che parlava sempre della necessità di affinare la propria professionalità, di essere sempre più capaci, che fra l'altro sono le cose che trovo anche in un libro come quello di Cosa Nostra, di Cosa Nostra di Falcone. Anche lui dice: bisogna alzare la nostra professionalità, e c'aveva Carnevale davanti. Ammazza, questi uomini ci lasciano questo segnale, capisce? Cioè che dentro di sé sanno bene lo Stato che cosa sta facendo a certi livelli, ma non lo dicono e ci lottano contro. E a me sembra un grande messaggio, perché è come invitare a credere nello Stato sapendo che lo Stato presenta anche quelle facce lì. E ti manda assolti 100 e più mafiosi di botto, che erano il gotha della mafia che avrebbe insanguinato l'Italia dopo. E quelle sono le responsabilità. Noi nella storia d'Italia noi dovremmo avere le firme che vengono apposte a quelle sentenze, perché quelle fanno parte della storia. Noi non li conosciamo, i magistrati che hanno fatto la storia d'Italia con quelle firme. Io ricordo, tra l'altro, a parte Carnevale, che l'ho citato, insomma, è noto anche in un libro in cui si raccoglievano le dichiarazioni di Pippo Calderone, in cui si raccontava anche alcune delle sue, parliamo di Catania, parliamo di un momento storico in cui il clan Santa Paola, altra zona della Sicilia, insomma, la facciamo un po' da padrona. Ricordo che diceva che i rapporti spesso con i magistrati, con uno in particolare, ce n'è traccia. Se non ricordo male, Calderone era uno dei pentiti di cui Falcone si fidava, cioè delle sue parole si fidava. Sì. C'è un rapporto costante, sì, rispetto a quello che è accaduto in quegli anni. Lì parliamo di un'altra parte della Sicilia, ma più o meno il contesto storico è quello, per cui mi pare di capire, di leggere, che dovremmo capire meglio le sentenze. Provo a interpretare quello che ha detto, capendo chi le ha scritte e cosa è accaduto attraverso le sentenze, la storia della magistratura. Mi pare di capire questo. Io credo di sì. Io sto facendo proprio un lavoro sull'esercizio del potere di firma nella storia italiana, perché è importante. Ci sono chi ha, faccio un esempio banale, chi ha firmato la perizia psichiatrica di Cutolo, ha creato, di fatto ha consentito la creazione della nuova camorra organizzata e ha prodotto centinaia e centinaia di morti. E ce li ha sulla coscienza. E noi non ci pensiamo mai a questo, alle false perizie mediche e psichiatriche, alle sentenze vendute, alle decisioni delle pubbliche amministrazioni, per cui risulta che quell'autostrada è stata fatta, o quel ponte è stato fatto a regola d'arte, perché c'è il collaudatore che firma e poi quel ponte crolla. Guardi che io ci sto lavorando con una mia assistente, ed è un lavoro affascinante, purtroppo, perché non è mai stata adottata questa prospettiva. Proviamo a metterla insieme. Lui ha un potere di firma. Quando leggo che un figlio di un clan di 'Ndrangheta alla facoltà di architettura di Reggio Calabria fa 9 esami in 45 giorni e non sa neanche che esame ha dato, chiama lo zio e non è capace neanche di dirgli che esame ha dato, lo sbaglia pure. E in cambio da partite di olio o capretti, a parte che anche lì è utile sapere ma chi sono sti professori, però io penso una cosa, che a quel punto la 'Ndrangheta ha un architetto in più, non ha bisogno di nessuno per fare i collaudi, non ha bisogno di corrompere nessuno. La storia va un po' riscritta anche in questo modo, guardi, attraverso le firme, l'esercizio del potere di firma, ovviamente analizzando chi ha fatto il suo dovere in modo che si veda bene, certo. Ma non lo ha fatto, quindi esattamente molto chiaro. Beh, a Palermo ci fu Giaccone, il medico Giaccone si rifiutò di firmare una perizia che gli era stata chiesta dal clan di Corso dei Mille e ci ha rimesso la vita.
Lui fece il contrario, non diede la sua firma, non vendette la sua firma. E nessuno capì il pericolo che correva, venne ucciso senza problemi, un bersaglio mobile facilissimo al Policlinico, ed era proprio l'estate dell'82. Torniamo indietro, stiamo proprio veramente nelle battute finali, ci terrei a chiedere a Giuseppe nelle varie indagini, quello che accadeva insomma in quegli anni, anche ovviamente girare alla Chiesa, si è dovuto confrontare con tutta una serie di nemici che non erano solo i mandanti e gli esecutori materiali di quell'omicidio, ma anche il contesto. All'epoca chi era, secondo te, insomma, la tua ricostruzione da cronista, i veri nemici di Carlo Alberto Dalla Chiesa, se ce n'era qualcuno in particolare, oltre, ripeto, alla cupola di Cosa Nostra? I veri nemici sono messi nei vari processi, come ha preso Andreotti, insomma. Poi lo disse espressamente Tommaso Buscetta, poi disse che il generale della Chiesa venne mandato in Sicilia per essere ucciso, sostanzialmente venne mandato in quella camera della morte e in quella Palermo che descriveva Nando Dalla Chiesa poco fa come la seconda capitale italiana. I nemici non erano certamente i nemici soltanto Cosa Nostra. A cui livello esecutivo, diciamo, come dire, esecutivo dell'omicidio, naturalmente, lo stesso Pino Greco disse all'imprenditore Tullio Cannella: su scherzetto me l'ha fatto il ragioniere, intendendo che la vicenda era stata gestita da Bernardo Provenzano, il quale aveva, come dire, i suoi collegamenti. Per cui è ancora una vicenda molto complessa e ripeto, una vicenda chiave, insomma, di quegli anni. Capire come nasce, quale sia la radice del diritto della Chiesa, significa capire parecchio della storia italiana, capire molto di retroscena del caso Moro, capire un pezzo di storia occulta di questo paese, tanto per citare il libro di Giuliano Pirotti, che ci parlano di fare nell'angolo della Chiesa. È un passaggio chiave, quello. È un passaggio chiave fondamentale di quegli anni. Il generale della Chiesa in quel momento rappresentava, come poi qualcuno, una mano anonima, un cittadino anonimo, appeso sul luogo del suo delitto di Agamini, qui è morta la speranza dei governi camionisti. In quel momento rappresentava davvero la speranza reale, concreta, per una fetta di città che non si riconosceva nella violenza dilagante, nella criminalità che lasciava centinaia di cadaveri per la strada e altre centinaia se ne portava via con la lupara bianca, che non si riconosceva soprattutto nella violenza come modello, diciamo, di comportamento sociale. E i nemici di Dalla Chiesa erano i nemici di quella parte. Ti sento un po' disturbato, comunque insomma è stato... È arrivata la voce. Sì, è arrivata, un po' lieve, però siamo veramente in chiusura a questo punto. Io però potrei dire una cosa, visto che mi chiede una testimonianza, questa la posso dare, perché è proprio di fatto. Fu mio padre a chiedere di essere mandato a Palermo. Mio padre era stato ridotto assolutamente all'impotenza quando è andato a fare il vicecomandante dell'Arma a Roma, che era una carica a cui aveva ambito molto, perché era stata di suo padre, perché era la più alta. Allora il comandante dei carabinieri non poteva venire dai carabinieri, era il massimo a cui potesse arrivare un carabiniere, e ci sarebbero stati due dalla Chiesa. Ci teneva moltissimo. Venne isolato subito, c'era un capo di Stato Maggiore che fra l'altro sarebbe stato indagato per associazione camorristica. Rimproverarono due magistrati che erano andati a chiedere a lui dei consigli per un'indagine sulla strage di Bologna. Fu isolato. A quel punto chiese lui, e puoi immaginare quanto a malincuore, di uscire dall'Arma e di avere un incarico operativo. Gliene offrirono tre: prefettura di Palermo, prefettura di Napoli e direzione della, allora non so se ci fosse già l'amministrazione penitenziaria, intesa come DAP, comunque la direzione dell'amministrazione penitenziaria.
Mio padre scartò subito la direzione dell'amministrazione penitenziaria perché non era cosa sua. Pensò tra Napoli e Palermo e scelse Palermo perché, come dice lui, diceva lui, aveva il mal di Sicilia, c'era già stato due volte e amava la Sicilia. Andreotti, in un articolo sull'Europeo, poco dopo che lui aveva scelto la Sicilia, scrisse che c'era stato un errore di meridiani e paralleli, perché il vero pericolo veniva da Napoli, e poi lo volle vedere per sapere quali erano, con che intenzioni scendeva in Sicilia. Questo è per ricostruire la verità, quella che io so per certo, perché mi telefonò una volta dicendomi che titolo daresti ai temi per gli allievi ufficiali, ai temi, cioè quello che ha sconfitto il terrorismo era messo a decidere i titoli dei temi da dare agli allievi ufficiali, era assolutamente isolato. Chiese lui di andarsene via e gli furono fatte queste tre proposte. Lui scelse Palermo. Poi Buscetta può pensare quello che voleva, ma lui scelse Palermo per il mal di Sicilia e perché pensava di avere un rapporto speciale con quell'isola. E con questo, diciamo, rapporto speciale con l'isola, con questo ricordo di cui veramente ringrazio Nando Dalla Chiesa, vi ricordo proprio in chiusura che ancora oggi in edicola il fumetto su Carlo Alberto Dalla Chiesa, troverete ancora quello della settimana scorsa di Nico Brunda, Marco Rizzo e Giuseppe Lobocchiaro su, opla, chiedo scusa, Mauro Rossagno. La collana di Paper First continua fino a fine luglio, se avete bisogno anche di arretrati potete andare su primaedicola.it per trovarvi. Io ringrazio il presidente Morra che nel frattempo credo abbia preso un aereo, grazie davvero andando dalla Chiesa per il suo contributo e anche a Giuseppe a davvero è grazie, stato bello tornare diciamo con te a un'epoca che magari alcuni di noi ricordano soltanto dopo averla guardata in televisione e letto su qualche vecchia rivista. Vi do l'appuntamento alla settimana prossima con la nuova uscita, grazie davvero e buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.